Rido Games, oggi continuiamo con Pessimo Testimone, andiamo avanti e vediamo sta stronza che cacchio ci dirà. Niente, andiamo avanti. Capitolo 8, coincidenze, vediamo un po', che giornata. Ciao Aurora, chi sei? Sono Trish, probabilmente mi conosci per via di Luis. Come hai avuto il mio numero? Non ha importanza, ma so un sacco di cose sulla tua vita amorosa. Se non vuoi che la rovini, sii gentile con me. La strozzo. Che cosa vuoi? Voglio tu stia lontano dai miei ragazzi. Ragazzi, sai di chi parlo, perciò non fare la finta tonta. Non so di che cacchio stai parlando. Meglio che blocchi questo numero. La gente è strana. Dai miei ragazzi. Non ho capito di quali ragazzi si sta riferendo. Cioè, se sono tutti quelli di cui tutti hanno una cotta per me, non ci posso fare niente, bella mia, cazzi tuoi, cioè, che cosa vuoi che ti dica? Non riesco a credere che finalmente siamo sposati. Invece sì, ovviamente sta sognando. Sembra un sogno, eh? Luis mi ha accarezzato gentilmente la guancia e poi si è fatto indietro. Farei molto di più se fossimo in privato. Mi oppongo! Come, scusa? Avresti dovuto farlo prima. Ora è troppo tardi per cambiare le cose. Io e Aurora siamo marito e moglie adesso. Aurora, mi dispiace. Alcune cose mi hanno impedito di arrivare qui prima. Ma tu mi conosci. Ottengo sempre quello che voglio. E adesso... tutto ciò che voglio sei tu. Io voglio stare singola e basta. Che mi succede? Aurora, non mi sento molto bene. Finalmente se ne sono andati. Che cosa hai fatto? Niente. Ma... Luca e Luis erano qui e io... Non sono io il motivo per cui se ne sono andati. Sei tu. Loro se ne sono andati e tu sei arrivato. Devi aver fatto qualcosa. Invece no. Sei tu il motivo per cui è successo. No, è impossibile. Hai perso del tempo con la tua relazione. Hai consumato energia sentendoti insicura di tutto. Ed eccoti qui ora. Sei qui senza nulla. Vabbè, sta facendo un brutto sogno, abbiamo capito. Non essere triste, ci sono sempre io. Pierre si è avvicinato a me. Cosa dovrei fare? Bacio? Allontanati immediatamente! Oddio, ma cosa mi tocca assistere? Non bastava uno adesso, cioè, non bastavano due. Il suo tipo, il suo amico, pure il capo, cioè, no, qualcun altro. Sai che mai e poi mai uscirai con il mio capo? Con il mio capo. Non so, non riesco a leggere, raga. Poi ovviamente voi tutti gli episodi che vedete io li faccio uno dietro l'altro. Quindi ogni tanto la voce mi si impappina e ovviamente vabbè. Anche perché la voce mi si sta pure abbassando. Dovrei bere un bicchiere d'acqua, vabbè. Se ti licenziassi avremmo risolto il problema. Questo non è l'unico problema. So che ci sei tu dietro tutta questa storia. Boh, io sospetto del capo. Non lo so, ti odio. Stai facendola difficile. Mi piace. E se fosse il capo che ha mandato il messaggio? E se questa... Mi sto domandando. E se questa attrice non esistesse? Perché il suo amico, cioè il suo fidanzato... Era strano, cioè nel senso come per dire ma chi cacchio è sta attrice? Cioè dallo sguardo che ha fatto. E se questa attrice non esistesse e fosse lui? Mi sta vendendo sta idea, raga. Può essere pure un'idea sbagliata in sto mondo. Però boh, mi è venuta adesso improvvisamente sta idea. Vabbè, ecco, improvvisamente. Che cacchio, mi sono sentita frastornata. Credevo di svenire. Boh, mi sta vendendo sta idea, raga. E se magari è il capo che ha scritto per farci lasciare? Può anche darsi. Boh, che sogno assurdo. Ma tu un cacchio di pigiama non ce l'hai dentro sta casa. Cioè, ma che cacchiaro. Ora diamo il lato positivo. È sabato. Devo prepararmi per questa bellissima giornata. Sto vestito fa un poco cagare, però vabbè. Luis, mi sembra una tovaglia tipo. Luis non mi scrive da un po'. Scrivere un messaggio a Luca non farà male. Hai da fare? Sono in viaggio di lavoro a Tokyo, meglio. Perché non me l'hai detto? Perché non mi hai invitata? Ma perché ti dovrebbe invitare? Vabbè, perché non me l'hai detto? Devo selezionare una delle due.
Io non gli avrei neanche mai mandato un messaggio, ma vabbè. Perché non voglio darti motivi per vedere Luis mentre io non ci sono? Sai che sono la sua fidanzata, vero? Wow. Wow? Sono sorpreso che tu la veda ancora a questo modo. In questo modo, vabbè. Luis ha commesso un errore, ma io rispetto ancora il nostro impegno. Questa conversazione mi ha fatto innervosire, ci sentiamo più tardi. Ho appena mandato a rotoli la mia amicizia con Luca. Pazienza, è arrivato il momento di godersi il weekend. Ma Luis non la contatta mai a tal proposito, cioè, mai! Cioè, questo è sparito, non gliene frega niente. Boh, già io lo mollerei solo per quello, perché è uno che non ti caga, non ti scrive né niente. Boh. Sei libera per un caffè oggi? Voglio parlarti del nostro piano di aprire un'attività. È il tuo piano, non è il mio, appunto. Lo so, ma è una bella idea, non trovi? Le persone adorano quello che prepariamo e sarebbe bellissimo se potessimo guadagnarci i soldi. Sì, la cosa bella è che non hai un capo che ti rompe le palle, hai un'attività tutta tua, puoi decidere quando cacchio vuoi di lavorare. Questo sì mi piace. Non è così semplice, lo so. È per questo che prima dobbiamo parlarne. Quindi ci vediamo tra un'ora? Ok. Dov'è Leslie? Scusa, non ce la faccio, è un'emergenza. E perché cacchio mi hai fatto venire qui? Che tipo di emergenza? Ti spiegherò tutto più tardi. Bene, mi berrò il mio caffè da sola. Stavo bevendo il mio caffè quando improvvisamente... Cosa c'è, il capo, per caso? No, vabbè, no, vabbè. E te pareva? Ma che cacchio, sono un genio? Cioè, allora, che ci fai qui? Sembra che ci abbia già giocato sto gioco. Cioè, che cacchio è? Bevo il mio caffè. Giornata di bucato, eh? Giornata di bucato. Ah sì, perché c'ho il vestito che fa cagare, ho capito. Posso unirmi a te? No! Perché gli hai detto certo? No, sto andando via. Pier si è unito a me per il caffè. Non so se il sogno di quella mattina abbia avuto un ruolo, ma mi sono sentita strana vicino a lui. Allora, ma scusami, ma deciditi, con quello provi sentimenti, con quell'altro provi sentimenti. Ma cos'è? Ti piacciono tutti? Cioè, non lo so. Che piani hai per oggi? Non lo so ancora. Sì, digli pure che non hai un cacchio da fare, così quello ti rompe i coglioni, giustamente, eh. Sicuramente dormirò. Brava, brava. Proprio bellissimo. Bell'impegno. Inventati qualcos'altro, no? No, mi dispiacerebbe rimanere con te mentre dormi. Senta, se non la smette, prima di tutto la denuncio, perché... cioè, non può assolutamente rompermi le balle. Cioè, io non lo so, ma... Oddio, capo, non so, per adesso non ho cioè per adesso c'ho la gola, mi fa male, perché leggendo tanti capitoli uno dietro l'altro dovevo bere un goccio d'acqua e invece non ho bevuto un cacchio ed è una cosa molto brutta, perché poi ti viene mal di gola. Capo, non so se hai colto il suggerimento o se non vuoi farlo, ma non voglio rovinare la mia carriera in alcun modo. Non credo che la relazione tra noi vada bene. Lo capisco. No, non capisce un cazzo. Perché? Scusa ragazzi, ma è scappato. Non capisce niente. Perché se io gli dico di no? E no. E comunque io vedo che me ne sarei andata, perché quando... ad alcuni se gli dici di no, continuano a perseguitarti. Non è che se una ti dice no vuol dire sì, oppure magari cambia col tempo. E no, basta. Io di solito quando prendo una decisione è quella, non cambio mai idea. Non mi sono mai pentita di niente, mai, mai, mai. Ma sai cosa succederebbe se stessi con me? Farei tutto io e non dovessi lavorare. Certo, dovessi stare a casa a rompermi i coglioni, giustamente, vero? Mm? No, che poi magari un giorno trovo un'altra tipa, mi lascia, mi ritrovo in mezzo alla strada, non ho un lavoro. Mm? Poi ci metto un anno magari per trovarlo anche di più, senza esperienza, senza niente. Mm? E poi che cacchio faccio? Mi mantieni tu? No, dimmelo, tanto per sapere. Meglio che una donna sia indipendente, che abbia il proprio lavoro, perché poi questo magari te lascia un giorno e va a notte, se no merda. Non posso farlo. Potresti usare tutti i soldi che vuoi. Sai a me che cacchio me ne frega dei soldi? Non lo sa proprio che me ne frega, me ne sa. Non si tratta di soldi. Ottimo, allora abbiamo problemi. No, allora ti do un calcio in quel posto, mi batti il sole, forse capisci, non lo so. Tu non capisci, si tratta della mia carriera. Io voglio lavorare. Non importa quanto mi faccia
spianare il mio lavoro certe volte. Io lo adoro. Allora ti faccio un'offerta che non potrai rifiutare. Scusate ragazzi, ma sono deficiente. Ti mostrerò cosa posso fare. Una cosa che forse ti farà cambiare idea. E potrai scegliere dove farlo. Possiamo andare a casa mia. Senti, se ci vai, c'ho gli occhiali qua in mano, te li tiro, anche se non ti arrivo, però te li tiro. Ho nell'attrezzatura che migliorerà l'esperienza. Sono sicuro che ti piacerà. Eh? Non so cosa mi fosse preso, ma l'offerta di Pier mi interessa. No, scusami. Tu non hai problemi, cara mia, ma problemi grossi. E i miei disaccordi con lui e Luca mi hanno fatto venire voglia di vedere cosa era in grado di fare Pier. No, io questa ammazzo. Tuttavia ero pronta a scoprire i segreti di Pierre e le sue meraviglie. Andiamo, non posso aspettare per sempre. Cosa devi fare? Matti, non cacci nel culo se ci va, rimani qui. No, mi dispiace. Non dirò che non sono deluso. Mice, sono 300.000 volte che ti dico di no, non lo vuoi capire? Che cacchiarola. Madonna mia santa. Ma anche se non sarà divertente quanto speravo. Almeno possiamo rimanere qui a berci il nostro caffè. Grazie per avermi fatto uscire con te. Nessun problema. Ma quando è che siamo usciti con lui che io ero già lì a ber caffè? Guardate che ci sono ragazzi in genere, magari incontri. E poi ti dicono grazie per avermi fatto uscire con te. Ma che cacchio sta a dire? Ma quando è che siamo usciti? Cos'è? Ero in coma, non me ne sono accorta, ma... Boh. Vabbè. Ho capito di aver bisogno di un po' di compagnia data la mia triste vita sociale. Ma brava, diglielo pure. Hai amici intimi? Ho due migliori amiche del college, ma si sono entrambe trasferite in altri stati. Sì, brava, così ti rompe coglioni. Una si è sposata l'anno scorso, l'altra aspetta il secondo figlio. Ah, però, ma perché sono finita a parlare della vita delle mie migliori amiche? Non vorrei sapere pure io, però vabbè. Forse perché segretamente è quello che vuoi. No, sono felice della mia vita. Ok, abbiamo... Ok, ho capito che questo tipo esiste. Bene. Quindi quella cosa che ho detto era una gran cagata. Dove sei stata? Non hai ricevuto il mio messaggio? Cioè, dovesse vedere la mia faccia in questo momento. Ma che cazzo? Chiarola. Mo. Chiarimenti. Incontrerai la ragazza con la quale il tuo fidanzato ti ha tradita. Sarà molto strano. Ma già è stato strano. Cioè, boh, io questo non ho capito. E poi fa, stai lontana dai miei ragazzi. No, scusami, quanti ragazzi c'hai prima di tutto? Secondo, cosa intendi i tuoi ragazzi? Quali cacchio sono i tuoi ragazzi? Intendi tutti e tre? Non lo so. Intendi due? Intendi... Ma non lo so manco io. Mi sto rincoglionendo, boh. Vabbè. Niente ragazzi, io direi di finire qua, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!